Siamo arrivati alla parte finale del progetto Scuola di Open Coesione. L'obiettivo che ci poniamo adesso è provare a mettere insieme tutti i contenuti raccolti fin qui e quindi provare a raccontare. E proprio questo è il nome della quinta lezione. I contenuti della quinta lezione si trovano nel box, nel menu Lezioni, quinta lezione, raccontare. E lo scopo di questo tutorial è cercare di spiegarvi come potete raccontare meglio la vostra storia, fornendovi anche degli strumenti e delle informazioni utili perché riusciate a farlo. Il primo step della lezione è infatti, si pone infatti l'obiettivo di raffinare gli homework e di pubblicarli. Per farlo abbiamo predisposto uno schema che sostanzialmente prevede quattro blocchi fondamentali: una parte introduttiva 1.1, una parte di esplorazione e monitoraggio 1.2, una parte di Canvas, che è il canvas del progetto che avete svolto durante la prima lezione, e una parte di dati analisi 1.4, che è la parte appunto più relativa, diciamo, ai dati che avete trovato durante la vostra attività. Queste sono le cose fondamentali del project work che dovrete produrre. Per facilitarvi in questo processo abbiamo anche costruito una gabbia grafica standard che potete replicare durante la vostra attività. Trovate la gabbia grafica in esempio qui, in questa pagina. E come vedete, questa è una pagina, diciamo, più complessa rispetto a quella di un blog post, ma in realtà, modificarla e adattarla alle vostre esigenze non è particolarmente difficile. La scorro rapidamente e poi vi spiego passo passo come potete fare a modificare questa pagina. All'interno comunque di alcune sezioni abbiamo ri rinserito i nomi, come per introduzione, report di monitoraggio, Canvas e analisi dei dati. Abbiamo inserito anche la numerazione precisa in modo tale che possiate orientarvi meglio. Per arrivare a creare una pagina come questa, il percorso non è complesso. La prima cosa da fare è accedi. Lo potete fare da qui. Io lo faccio tramite un account provvisorio che ho creato per l'occasione. Dopo che avete effettuato l'accesso alla piattaforma, vi troverete di fronte al sito con questa barra di navigazione. Dovete cliccare su Nuovo Portfolio Entry, perché la gabbia grafica che abbiamo creato per il Project Work è appunto questo tipo particolare di gabbia. Cliccando su Portfolio Entry, la prima cosa che vedrete è questa, è una schermata bianca. E per arrivare a creare una gabbia grafica come quella che abbiamo fatto noi, è sufficiente cliccare su Advanced Layout Editor, e poi su Template e selezionare Project Work 2. In un istante la pagina si popolerà così come la pagina precedente, solo che in questo momento la state vedendo, state vedendo la pagina da dietro le quinte in pratica. Torniamo un attimo alla pagina e vediamo come si bonificano le singole sezioni. In questo caso, per esempio, abbiamo un titolo, che è il titolo della vostra ricerca, con un'immagine di sfondo. Per modificare questa parte, potete farlo da qui. Cliccando su questo boxino si può inserire il titolo della ricerca. E cliccando sul boxino superiore si può modificare l'immagine di sfondo che per il momento noi abbiamo inserito in questo layout. Questa è soltanto la prima parte. Nella parte successiva c'è una descrizione, questo testo sullo sfondo giallo, diciamo. Per modificare questo testo l'operazione è molto semplice, si fa sempre da questa pagina, si clicca in questa area e il testo si può modificare da qui. Fin qui è tutto molto semplice. Successivamente ci sono queste altre zone che voi ritrovate nella parte successiva: il nome del mio gruppo, il mio tema, descrizione in un tweet e data di pubblicazione. Sono boxini analoghi, funzionano alla stessa maniera e potete modificarli da qui. Semplicemente cliccando su uno di questi si aprirà una schermata dove potete modificare la voce. In teoria potreste anche modificare le icone, però vi consiglieremmo di lasciare quelle che ci sono già. Questa operazione va ripetuta appunto 4 volte per tutti e 4 i boxini: il nome del mio gruppo, il mio tema, descrizione in un tweet e data di pubblicazione. In questa sezione si può modificare l'output creativo. Questo è soltanto il titolo, dovete inserire il titolo dell'output creativo che avete realizzato, il video, la mappa interattiva, insomma, quelli che sono previsti nell'elenco che vi abbiamo fornito.
Una volta modificato il titolo dell'output creativo, questo titolo finirà in questa sezione qui che vi sto evidenziando. Successivamente si passerà ai contenuti più diciamo già elencati nella parte della lezione. Ad esempio, descrizione e il testo che potete inserire che trovate all'1.1. In questa zona c'è un'immagine, potete inserire il vostro output creativo, selezionando per esempio alcuni degli oggetti che sono presenti in questo schema. Nella zona successiva troverete il report di monitoraggio. Dopo il report di monitoraggio potete modificare la barra con lo stato di avanzamento dei lavori, semplicemente con un numero. Questa barra è quella che trovate qui e inserirete la percentuale di avanzamento che trovate all'interno del progetto di Open Coesione. Per modificare il canvas potete andare invece in questa sezione. Dove troverete le informazioni necessarie e inserirete il vostro canvas. Se non avete il canvas, potete cliccare su questa immagine e scaricare di nuovo il canvas che vi abbiamo consegnato nella prima lezione, compilarlo, e poi inserirlo nel box che stiamo vedendo. Nelle parti successive della pagina si possono poi inserire gli altri elementi, il report di monitoraggio. Che si può inserire da qui con il testo e delle immagini, così come avete già fatto negli altri blog post. Il grafico che si può modificare da questa sezione. Con un titolo, un testo dove potete descrivere quello che state facendo. E poi infine una gallery dove potrete inserire tutte le immagini che raccontano un po' il percorso che avete fatto all'interno del progetto, quindi durante le lezioni, durante l'attività di approfondimento che avete fatto in classe e durante le visite di monitoraggio che avete fatto all'esterno.